Fai quello che ami e non lavorerai un solo giorno della tua vita. Ero nel mondo del turismo dentale in Moldavia ormai da più di un anno e mezzo. Ancor prima dei risultati, ancor prima del successo, venivo un'unica cosa. Facevo corsi su corsi di chirurgia avanzata, seguivo i maggiori blog, gruppi Facebook d'oltreoceano in America, perché il turismo medico là è una realtà da oltre 30 anni. E seguivo ogni corso di odontoiatria avanzata che mi potessi permettere allora. La mia visione delle cure all'estero, quelle che si chiamano transfrontaliere, delle riabilitazioni estreme, si era allargata parecchio in quegli anni. Mi ero reso conto che mentre la maggior parte delle cliniche dentali come Croazia, Ungheria, Romania, Albania, Bulgaria era impegnata ad accaparrarsi i pazienti a suon di pubblicità solo per fare profitto e chiudere, pochi altri eravamo invece innamorati di poter fare questo per degli ideali ben più alti. Dietro ai malati che curavo si celavano storie di grande sofferenza, privazioni e tragedie familiari. Più ascoltavo le loro storie e più mi rendevo conto che non stavamo curando denti, ma il sistema malato della sanità in Europa. Un sistema perverso che calpesta il diritto umano alla salute, che fa passare il diritto alla salute come un lusso per pochi. Stare nel paese più economico d'Europa, inoltre, aveva un effetto collaterale, ovvero ricevevo una tonnellata di richieste di casi veramente complessi e all'estremo delle possibilità chirurgiche. Pazienti senza neppure più un dente in bocca, con impianti dentali inseriti qua e là senza criterio. Chirurgie secondarie, rifacimenti significa malfatti da altre cliniche dell'Est Europa oppure da dentisti della propria nazione. Avevano speso già 10-20 mila euro, chi 30. Noi eravamo rimasti l'unica possibilità, l'ultima. Avevamo non solo un peso morale elevato, ma soprattutto il rischio chirurgico elevatissimo. Ricordo ancora quando con dottor Vadim, il mio compagno d'avventura, ci parlammo faccia a faccia nell'estate 2014. Stavamo caricandoci sulle spalle la responsabilità di 40 chirurgie complesse al mese, offrendo la garanzia vita. Ci trovammo di fronte a due strade, un bivio: non dormire la notte per i rischi che correvamo o potevamo avere i prossimi anni, oppure prendere di petto le scelte prese e diventare un polo d'eccellenza dove il complesso fosse per noi diventato pane quotidiano. Avevo parlato con decine di cliniche all'estero che avevo conosciuto durante il mio percorso nei precedenti anni e anche loro si erano trovati di fronte a questo bivio prima di noi. Da un lato eravamo spaventati dall'idea di continuare a prendere responsabilità in certe misure e in quantità, dall'altro capivamo la responsabilità morale che avevamo a trovarci ad essere l'unico policlinico nel paese più economico d'Europa per poter offrire queste cure e poter aiutare queste persone. Lo guardai e dissi: Vadim, se non noi, nessun altro potrà farlo. Dobbiamo farlo. Dobbiamo seguire la strada dell'eccellenza, ribaltare il sistema salute in Europa e magari un domani anche nel mondo, essere d'esempio. Decidemmo di limitare gli ingressi al policlinico per 2 anni, mettemmo un tetto alle chirurgie complesse eseguite e nel frattempo mandammo tutti i chirurghi all'estero, Costanza, Lisbona, Germania, Giappone, Brasile, migliorare e perfezionare a scadenza trimestrale le tecniche più innovative e sicure per grosse chirurgie di ricostruttiva e protesica complessa. Spendemmo un patrimonio di soldi, veramente un patrimonio. Grazie alle banche moldave ci siamo potuti permettere questo rischio. Tutto questo sarebbe stato l'investimento obbligato per stringere contatti con i migliori poi al mondo in questo settore. La parte successiva si realizzò nel 2016, quando riaprimmo le porte ai pazienti, espandemmo ben 3 volte i nostri spazi e filtrammo solo una categoria di pazienti, casi estremamente complessi, con la promessa che se qualcosa fosse andata male ci avremmo rimesso sempre mano a vita. Grandi rischi, grande responsabilità, ma grande senso d'onore. Quello che accadde dopo fu scoprire che i pazienti erano dalla nostra parte, ci hanno sempre sostenuto in tutto, trasmesso la loro solidarietà e forza. In seguito il progetto prevedeva il cambio di paradigma, ovvero combattere lo status quo delle cose, creare il primo gruppo di consumatori che assieme a noi avrebbe potuto cambiare il sistema, creare la grande famiglia SOS Turismo Dentale,
un gruppo solidale, unito, che ci avrebbe aiutato a far conoscere al mainstream, alla TV, i giornali, la verità del stato delle cose. Noi mettiamo mano a casi di pazienti malati, dimenticati dallo Stato, e solamente perché l'Europa non offre alternativa all'odontoiatria privata, questa è la verità. Creai così la prima petizione in Europa per il dentista gratuito, prendemmo due registi dentro al nostro team e creammo una serie web e un film per sensibilizzare l'opinione pubblica. Fu un successo. Capivano tutti cosa stavamo creando, cosa avevamo creato, non un policlinico per loro, ma un loro policlinico, un baluardo di eccellenza e sicurezza che sarebbe stata l'alternativa etica a un mondo salute pieno di conflitto di interessi, dove chi dice ciò di cui tu hai bisogno è stranamente lo stesso medico che poi ti presenta il conto. Il senso della vita è la felicità. La felicità viene dalle piccole cose, dal vedere un anziano tornare a sorridere, da vedere un giovane che può permettersi di vivere senza ipotecare la propria vita con una banca, dal sapere che è stato merito nostro se tutto questo si è realizzato. Il mondo ai miei occhi era completamente cambiato. Mi trovavo in una situazione assurda. Ero partito 8 anni prima dalla Sardegna per fare riabilitazioni complesse in una clinica di qualcun altro e mi ritrovavo a 34 anni a gestire un polo di eccellenza onesto che aveva creato una grande comunità di gente di grande valore etico. Un mondo quasi nascosto. Decisi di fondare poi un gruppo su Facebook per riunire tutte quelle persone simili a me, persone che credevano nei miei stessi valori, della solidarietà, dell'eccellenza e del gruppo. Quel gruppo oggi si chiama Riabilitazioni Estreme della Bocca e oggi conta centinaia di utenti. Probabilmente ora che guarderai sto video saremo migliaia. In pochi anni quello che era accaduto era puro amore, pura passione. Ancora oggi sento i ragazzi che lavorano con me, frasi del tipo la paga non è alta come in Italia, ma sono felice di venire al lavoro perché siamo tutti simili e guidati dagli stessi valori. Stiamo facendo qualcosa di veramente grande. Questo per me è motivo di orgoglio e lo sarà sempre. I riconoscimenti non sono il traguardo per noi, bensì questo è un altro. E te lo racconto nel prossimo video. Ehi, un saluto da Chișinău, dalla Moldavia, dall'Istituto Sviluppo e Ricerca Bocca Bionica. Questo è il Dipartimento di Bioemulazione. Questi sono gli spazi dove viene realizzata la linea Premium e la linea Superior. Qua nascono le linee dentali più sofisticate al mondo. Qua ci sono tutti i ragazzi che si occupano di far nascere dal design, prima digitale al computer, tutte le linee dentali che vengono poi montate nei nostri policlinici sia in Romania che in Moldavia. Qua potete vedere le postazioni di scansione dove vengono acquisiti i file delle impronte che arrivano qua fisicamente e ricevono anche tutte quelle che sono le impronte invece digitali che arrivano dai nostri policlinici caricate quindi attraverso internet. Qua vedete per esempio Liviu, il nostro capo design che si occupa della ricezione e trasmissione dei dati poi ai policlinici, e anche i robot che abbiamo in Romania. Vedete quanti sono i designer. Questo è il futuro. Qua invece abbiamo la parte, possiamo dire, sporca, dove vengono creati i gessi, dove vengono create le basi su cui poi vanno a lavorare con gli altri dipartimenti alla realizzazione finale della dentatura. Questa invece è la sala macchine, dove ci sono i robot, la sala di controllo con gli operatori che montano i file che devono essere poi riprodotti in fisico in tre dimensioni. E qua abbiamo i computer che vanno a trasferire quindi i dati che ci arrivano dai ragazzi che si occupano del design, vengono caricate le arcate sopra le basi di fresaggio oppure di produzione metallica. Lì vedete i macchinari che fisicamente trasformano il disegno tridimensionale in un oggetto. Qua vedete per esempio le macchine di produzione del titanio,
strato dopo strato vanno a riprodurre quelle che sono le tridimensionalità create con il computer. Vedete, questo ha creato già 242 strati di 719. Quando avrà completato la fusione di tutti gli oltre 700 strati, questa macchina verrà aperta e si andranno a rimuovere dalla base quelle che sono appunto le strutture realizzate. Questi sono invece i robot fresatori. Qua stanno producendo dei denti che verranno poi mandati alla clinica, riabilitazioni estreme, da montare sopra gli impianti dentali. Paziente, quello che ha creato, che ha fatto per esempio l'implantologia. Qua invece vengono fresati sempre da altri robot quelli che sono i denti di zirconio, che vanno posizionati sopra alla arcata, per esempio superior. Questi sono i materiali che si usano, ok? Sono materiali che vengono dalla Germania, dall'America o dall'Italia. Qua abbiamo invece i ragazzi designer. Andiamo negli altri dipartimenti, ci spostiamo, andiamo oltre e andiamo verso l'area dove vengono poi fisicamente realizzate le montature dei denti sopra alle barre metalliche. Questa per esempio è l'area dove viene assemblata Superior. Qua abbiamo invece i ragazzi che si occupano degli aligner, degli allineatori che ci permettono di raddrizzare i denti, e qua invece abbiamo il dipartimento di ceramica dove viene finalizzata la riabilitazione, quindi ceramica. La nostra sala conference, qua invece vengono fatte le riunioni e le riunioni mensili con tutti i ragazzi. Qua abbiamo la reception più tutti gli altri uffici amministrativi. Io vi faccio un saluto qua da Chisinau, dal nostro centro di ricostruttiva, di biemulazione. Un saluto a tutto il gruppo. Ciao.